Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial su come scaricare Crash Bandicoot 3 Warped. In questo tutorial vi elencherò anche i link per scaricarvi altri due giochi che a me particolarmente insomma, se ci penso, mi emozionano tuttora, che sono Crash Bandicoot 2 e Crash Team Racing. Allora, sarò breve perché diciamo che io ho già fatto un tutorial su come scaricare Harry Potter e la pietra filosofale e la camera dei segreti sempre su PS1. E quindi nel caso vogliate maggiori dettagli, magari non capite qualcosa o non so, andate anche sul tutorial di Harry Potter, anche nel caso vogliate scaricarvi pure quel gioco. Cercherò, ripeto, di essere veloce e dettagliata, precisa e niente. Cominciamo. Allora, per prima cosa dovete scaricarvi VLC Media Player, il programma. Non chiedetemi il motivo, perché praticamente quando andremo a scaricare anche il gioco noterete che ci sarà il logo di VLC Media Player. Secondo gioco che dobbiamo andare, scusate, programma che dobbiamo andare a scaricare è Wirrar. Wirrar è il programma per eccellenza per poter scaricare sia l'emulatore che i pacchetti, insomma, i pacchetti dei giochi. Allora, una volta che avete scaricato questi due programmi, possiamo andare su internet e bellissimo, Crash. E per prima cosa scaricarvi l'emulatore PSX 1.9.25. In questo gioco di appunto il pacchetto Crash possiamo anche scaricarci un'altra versione dell'emulatore PSX, e cioè PSX 1.13. L'1.13 secondo me per quanto riguarda il gioco di Crash Bandicoot è il meglio emulatore perché praticamente ovviamente vi elencherò anche il link dell'emulatore 1.13 perché la grafica è decisamente migliore dell'1.9.25 e quindi sta a voi decidere se usare l'1.13 o 1.9.25. La differenza tra questi due emulatori qual è? È che praticamente l'1.9.25 si avvicina di più all'emulatore insomma, alla console della PS1. Non mi veniva la parola console. Mentre l'1.13 ha solamente la grafica migliore, però quando avviate il gioco ci sono le barre che rimangono di Windows, mentre in 9.1.9.25 lo schermo completamente insomma, va via completamente la schermata Windows e vi si avvia il gioco come vi si avviava sulla televisione. Allora, chiudo parentesi, questa cosa era da spiegarvi per farvi capire bene, perché magari uno vuole maggiori informazioni, spiegazioni. Allora, una volta scaricato l'emulatore PSX 1.13, dovete andare su coolroom.com. E ovviamente vi elenco anche qua insomma, il link del gioco e andrete a scaricarvi il gioco. Aspettate 15 secondi. Una volta aspettato, scaricate il file. Salvate file. Io non lo scarico perché ci vogliono circa 10 minuti.
Io qui sto scaricando un altro gioco. Vedete? Cioè l'ho scaricato sempre sul coolroom.com. Una volta scaricato il gioco, fate finta che sia Crash Bandicoot, lo aprite. Questo non è niente. Ed ecco qua il pacchettino di Ugo di Heavy, insomma, di Crash Bandicoot. È la stessa cosa. Voi dovrete estrarre tutto quanto. Sarà identico con Crash Bandicoot, quindi io vi sto facendo un esempio. Fate finta che, ripeto, qua ci sia scritto Crash Bandicoot. Io, ripeto, sto scaricando un altro gioco, quindi voi aspettate, estraete tutto, mettete in una nuova cartella. E una volta fatto, qui avrete il gioco, cioè io ce l'ho così, cioè vi apparirà così. Aspettate. Ecco qua, vi apparirà Crash Bandicoot Warped in questo modo. Quindi il logo, come potete vedere, è proprio di VLC Media Player, quindi ricordatevi di scaricarvi il programma. Una volta scaricato sia l'emulatore che il gioco, per scaricarvi l'emulatore dovrete fare la stessa cosa, nel senso che dovrete estrarre, praticamente dovrete, io vi faccio vedere il download anche qua, così capite meglio. Vabbè, facciamolo qua, via. Ecco qua. Ecco fatto. Una volta che anche avrete scaricato l'emulatore PSX, eccolo qua, dovrete anche qui crearvi una nuova cartella. Quindi nuova cartella, vedete? Scrivete PSX. Estraete tutto quanto e lo mettete dentro la cartella. E anche qui. Questo è il nostro emulatore PSX. E qui funziona. Per avviare il gioco, come fare? Andare su File, Run ISO, cercate dove avete scaricato il gioco, io in questo caso cerco dove ho scaricato io, cliccate su Crash Bandicoot Warped e Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Per scaricarvi anche gli altri pacchetti di Crash Bandicoot, basta che andiate qua, trovo io che non l'ho trovato. Ed eccolo qua, Team Racing. Fate la stessa cosa, aspettate i famosi 10-15 secondi e niente, questo è tutto. Se avete dei problemi fatemelo sapere e alla prossima. Ciao ciao!